Buonasera, mi sentite tutti? No, assolutamente. Adesso mi sentite? Così mi sentite meglio? Mi sentite? Sì. No. Mi sentite? Sì. Buonasera, riprendiamo con un nuovo esercizio sulla ricorsione e in particolare proviamo a risolvere il problema del quadrato magico. Cos'è il problema del quadrato magico? Abbiamo una griglia di dimensione n per n, dove n è il numero di celle su ciascuna riga e colonna, perché è un quadrato, che deve essere riempita con dei numeri interi che vanno da 1 a n al quadrato, in particolare con tutti i numeri nel range 1n quadro. E questo quadrato, quindi la disposizione degli interi nel quadrato, deve soddisfare alcune proprietà. In particolare la somma degli elementi su ciascuna riga, su ciascuna colonna, diagonale principale e secondaria, devono essere pari ad una costante magica che è uguale in tutto il quadrato. Ad esempio, in questo caso la somma di 2 più 7 più 6 fa 15, guardando la prima riga. Guardando la prima colonna, 2 più 9 più 4 fa 15 anche questo, e perché 15 è la costante magica. Esiste una formula per ottenere la costante magica, in particolare la formula dice che la costante magica è uguale a n che moltiplica n al quadrato più 1 diviso 2, ed è possibile risolvere problemi del quadrato magico sia per n pari che dispari. Ad esempio, per n uguale a 3, 4, 5, 6, 7, la costante magica è rispettivamente 15, 34, 65, eccetera. Esiste un metodo esatto per la costruzione del quadrato magico, se andate su Wikipedia c'è la spiegazione. Tuttavia, noi utilizziamo questo problema per vedere un esempio di soluzione tramite la ricorsione. Quindi, come possiamo risolvere? Qual è il principio base della ricorsione? Dividiamo il problema in n passaggi, in x passaggi, così non ci confondiamo con la n di prima, ed ogni passaggio risolviamo un pezzettino del problema e deleghiamo la soluzione del pezzettino successivo al passaggio successivo, quindi alla chiamata ricorsiva seguente. Cosa rappresenta in questo caso il nostro piccolo problema da risolvere ad ogni passaggio della ricorsione? Rappresenta lo scegliere quale intero inserire in una particolare casella del quadrato. Quindi se il nostro quadrato ha dimensione n uguale a 3, quindi in totale a 9 celle, dobbiamo per 9 volte consecutive scegliere quale intero inserire in ciascuna cella. Nel primo caso, in questo esempio, inseriamo 1, nella prima cella, nella seconda cella inseriamo 2 e così via, fino a riempire completamente il quadrato con i numeri da 1 a 9. Ovviamente questa non è una soluzione al problema del quadrato magico, perché se noi poi andiamo a costruire, a calcolare la somma delle righe, la somma delle colonne, della diagonale, eccetera, vediamo che non è sempre pari a 15, come invece è la costante. Quindi questa soluzione in particolare non è quella esatta al problema del quadrato magico. Diciamo allora che vogliamo analizzare questo problema per risolverlo con un algoritmo ricorsivo. Avete visto con il professor Corno che esiste uno schema, esiste una serie di domande, esiste una serie di domande la cui risposta ci facilita notevolmente nel trovare la soluzione di un problema ricorsivo. E in particolare la prima domanda è: come imposto il problema della ricorsione? E che cosa voglio risolvere con la ricorsione? E poi, che cosa mi rappresenta il livello della ricorsione? Perché mi hanno detto che la ricorsione si divide in livelli, in passaggi. Che cos'è il mio livello? E quanti livelli ho all'interno della mia procedura ricorsiva? Cioè, in quanti passaggi posso suddividere il mio problema? Ad ogni passaggio cosa faccio?
creo una soluzione parziale che piano piano si riempie fino a diventare una soluzione completa. E che cosa rappresenta la mia soluzione parziale e la mia soluzione completa? E poi ancora due domande. Come viene avviata la ricorsione? Che cosa rappresenta la mia soluzione a livello zero? E come genero, data una soluzione, la seguente? Quindi rispondendo a tutte queste domande siamo in grado poi di costruire la soluzione ricorsiva. Iniziamo con come imposto in generale la ricorsione. Questo l'abbiamo già detto prima. Abbiamo un quadrato, 9 celle, diciamo che la dimensione n è pari a 3, quindi abbiamo 9 celle, e ad ogni, appunto, ad ogni passaggio della ricorsione devo inserire un numero che va da 1 a n quadro. I numeri non devono essere ripetuti nel quadrato, semplicemente ad ogni passo scelgo un numero, un intero che non ho già inserito al passo precedente o in quelli precedenti, e delego al passo successivo il riempimento della casella successiva. Cosa rappresenta? Cosa mi rappresenta il livello iesimo? Perché abbiamo detto che abbiamo una serie di passi nella ricorsione. Al passo iesimo cosa devo fare? Devo riempire la cella iesima, perché avrò tanti passi quanti sono le celle. E qual è il livello massimo? È n quadro, perché è l'ultima casella del mio quadrato. Come è fatta quindi una soluzione parziale a livello iesimo? La soluzione parziale è un quadrato parzialmente riempito fino alla cella iesima. In questo caso abbiamo 5 celle e abbiamo messo 5 numeri, quindi la mia soluzione parziale è una matrice con 5 elementi su 9. E la soluzione completa? La soluzione completa è una matrice con tutti i numeri da 1 a 9 in un ordine tale da soddisfare quelle proprietà che abbiamo visto precedentemente della somma delle righe, colonne e diagonale. Ultime due domande. Come avviene avviata la ricorsione a livello 0? A livello 0 vuol dire che dobbiamo inserire un elemento nella cella 0. Quindi non abbiamo ancora inserito nessun elemento, per prima cosa dobbiamo inserire, è un quadrato vuoto, dobbiamo procedere con l'inserire il primo elemento nella prima cella. Quindi la mia soluzione è semplicemente una matrice vuota. E come genero una soluzione parziale del livello successivo partendo dalla soluzione parziale del livello iesimo, che è quello corrente? Questo è un pattern abbastanza comune ed è quello di iterare su tutti i candidati, sugli elementi candidati che posso inserire in ciascuna casella. In questo caso i candidati sono i numeri interi che vanno da 1 fino a 9, se ho scelto n uguale a 3, e quindi iterare su tutti questi numeri significa fare un ciclo for per i che parte da 1, non da 0, perché voglio inserire, c'è un errore, voglio partire da 1, perché voglio inserire i numeri che vanno da 1 a 9 e non da 0 a 8. Quindi inserisco, itero su tutti i numeri che vanno da 1 a 9, controllo se nella soluzione parziale non ho già inserito questo numero, perché abbiamo detto che gli interi non devono essere ripetuti, ma devono essere inseriti una sola volta, e se viene soddisfatta questa condizione posso realmente aggiungere un elemento e passare al passo successivo. Al passo successivo cosa succederà? Mi troverò nella casella successiva, dove tutte quelle precedenti sono state riempite, e nella casella successiva il for di nuovo rinizierà da 1, non da 0 perché c'è di nuovo l'errore, quindi partirà da 1, arriverà fino a 9 e proverò tutte le diverse combinazioni. Come, data una soluzione parziale, come faccio a sapere se questa soluzione è valida? Beh, in realtà questo problema non si applica, questa domanda non ha una risposta in tutti i problemi, perché queste domande sono generiche, sono domande che ci dobbiamo porre per risolvere un qualsiasi problema ricorsivo, e non è detto che tutti i problemi ricorsivi abbiano una risposta per queste domande. In questo esempio non possiamo sapere se una soluzione parziale è una soluzione valida.
Abbiamo bisogno del quadrato completo per poter dire che la somma delle righe, la somma delle colonne, delle diagonali corrisponde ad una alla costante magica. In teoria, in un passaggio successivo, quindi in una dopo aver ottenuto una prima soluzione, se veramente volessimo ottimizzarla, potremmo già effettuare dei controlli sulle righe parzialmente riempite, perché se noi riempiamo la matrice riga per riga, potremmo già iniziare a controllare se la prima riga soddisfa il criterio. Però questo viene successivamente, più una ottimizzazione della soluzione che e quindi non ci interessa ora come ora. Data una soluzione completa, come faccio a sapere se è valida? Beh, questo l'abbiamo già visto prima, ho bisogno dell'intera matrice completa, con tutti i numeri che vanno da 1 a 9, secondo un qualche criterio di ordinamento che mi permetta di soddisfare le condizioni, e a questo punto controllo se le tre condizioni sono soddisfatte, ossia se il numero di righe, se la somma delle righe, di tutti gli elementi per ciascuna riga, è pari alla costante magica, se la somma di tutti gli elementi per ciascuna colonna è pari alla costante magica, se la somma degli elementi sulla diagonale principale e quella secondaria è pari alla costante magica. Tutto chiaro fin qui? Quindi rispondendo a queste domande abbiamo un quadro generale di come risolvere il nostro problema utilizzando un approccio ricorsivo. E facendo un po' di esercizio poi sarà sempre più semplice rispondere a queste domande, anche perché il modo in cui ci si approccia alla ricorsione segue dei pattern molto comuni tra i vari problemi. In realtà abbiamo ancora una domanda: cosa devo fare con le soluzioni complete valide? Perché diciamo che il mio programma dopo un po' riesce a ottenere una soluzione valida. Tuttavia non ho ancora esplorato tutto il possibile insieme delle soluzioni, ho solo ottenuto la prima soluzione valida. Qui ho diverse possibilità. In realtà, grazie alla ricorsione ho già risolto il mio problema, quindi adesso dipende un po' dalla logica del mio programma scegliere cosa fare. Potrei ad esempio fermarmi alla prima, perché quello che cercavo era semplicemente se esiste una soluzione al problema o se non esiste. Se esiste, l'ho trovato, mi fermo, perché non sono interessato al fatto che ne esista più di una o una soltanto. In altri casi invece può essere interessante memorizzarle tutte, oppure tra tutte cercare la migliore, e quindi non le memorizzo tutte, però di volta in volta mi ricordo qual è la migliore, e se successivamente trovo una soluzione valida che è migliore di quella precedentemente trovata, aggiorno la migliore corrente. Ultima possibilità, posso contarle, perché a volte sono invece interessato a quante soluzioni valide esistono per un determinato problema. Riguardo invece alla struttura dati, quindi parliamo dell'implementazione. Abbiamo parlato finora di matrice, quindi un quadrato, abbiamo detto che è una griglia, la struttura dati che ci viene subito in mente, data l'immagine della matrice, è una matrice. Sappiamo che in Java le matrici si possono implementare utilizzando la sintassi int aperta quadra, chiusa quadra, aperta quadra, chiusa quadra. In realtà potremmo benissimo anche implementarla come un array, perché nulla vieta di vedere una matrice come un array, perché ad esempio potremmo concatenare le singole righe una dopo l'altra e farle diventare un unico array. Quindi al posto che avere una matrice 3x3 potrei avere un array di dimensione 9, perché ogni riga viene concatenata, quindi ho 3, 6, 9. E se utilizziamo un array, tanto vale allora utilizzare un array list, che in Java è molto comodo, anche perché le array list sono la struttura che abbiamo detto dobbiamo sempre utilizzare quando è preferibile utilizzare in Java piuttosto che il vettore. Qual è invece la struttura dati per memorizzare lo stato della ricerca, lo stato della ricorsione?
Per memorizzare lo stato della ricorsione è molto utile utilizzare una variabile intera, che noi chiamiamo step, il passo, che ci dice a quale punto della ricorsione, a quale profondità siamo arrivati. E ci indica, diciamo, qual è la casella in questo specifico caso, qual è la casella che dobbiamo andare a riempire. Quindi il passo iesimo ci viene indicato da questa variabile step. Qual è il passo iesimo? Quello della variabile step. Quindi noi diremo che al passo iesimo dovremmo andare a inserire, al passo iesimo uguale, quindi al valore della variabile step, dovremmo andare a inserire in quella posizione il nuovo elemento nell'array. Quindi se la variabile step è pari a 3, vuol dire che andremo nella posizione 3 del nostro array e inseriremo lì il nostro nuovo numero intero che va da 1 a 9. In definitiva, abbiamo visto che c'è un codice di base che si applica a tutti i problemi ricorsivi che abbiamo analizzato finora. Questo codice si divide in 5 punti che vanno dalla A alla E, e questi 5 punti è possibile riempirli, è possibile studiarli in base rispondendo correttamente alle domande che abbiamo visto prima. Quindi, rispondendo alle domande, abbiamo analizzato interamente il problema della ricorsione, abbiamo capito quali sono i punti chiave che il nostro algoritmo deve implementare e adesso li andiamo a implementare nel codice, riempiendo questi 5 punti di questo schema. Quindi, primo punto, iniziamo dalla A. Condizione di terminazione. Quando è che il nostro algoritmo termina? Il nostro algoritmo termina quando ho riempito interamente la matrice, quindi quando sono arrivato nell'ultima casella, nella nona. B. Generare una nuova soluzione parziale. Come faccio a generare una nuova soluzione parziale? Devo iterare su tutte le possibili soluzioni, quindi qua abbiamo un for, che poi verrà riempito con gli interi che vanno da 1 a 9, e generare una nuova soluzione parziale significa inserire questo intero nella soluzione corrente, e quindi genera una nuova soluzione parziale. Questa nuova soluzione parziale viene passata alla chiamata ricorsiva, perché avevo una soluzione parziale, che è quella corrente, ho aggiunto un nuovo intero, quindi ho fatto una scelta, e poi richiamo la funzione ricorsiva. Perché ricordatevi che l'albero della ricorsione viene visitato in profondità prima. Quindi, fatta una scelta, faccio quella successiva, quella successiva, quella successiva, e poi ritorno indietro. Quindi, fatta una scelta, non provo subito un'alternativa per quella determinata casella, ma prima completo la matrice e poi torno indietro, come una fisarmonica. D. Ho fatto una scelta, ho chiamato la mia funzione ricorsiva, è successo qualcosa, la chiamata ricorsiva ritorna, quindi ritorno al passo iesimo, devo fare una nuova scelta. Tuttavia, per fare una nuova scelta, probabilmente devo tornare indietro, cioè devo cancellare la scelta che ho fatto in questo passo, perché io ho inserito un numero. In questo caso si potrebbe anche sostituire il numero con un altro, quindi non è necessario cancellare questo numero per poi reinserirne un altro. Ma se noi volessimo cancellarlo, dovremmo farlo nel punto D, il cosiddetto backtracking. Backtracking significa tornare indietro. Tornare indietro a cosa? Alla soluzione che avevo qui, prima di entrare nel for. Perché è nel for che aggiorno la soluzione corrente per farla diventare una nuova soluzione parziale. Quando esco da questo if, quindi sono al punto D, e faccio il backtracking, elimino dalla soluzione parziale quello che ho inserito prima per ritornare alla soluzione corrente che al passo iesimo avevo. Questo algoritmo ricorsivo, però, fino a quando deve andare avanti? Fino a quando non si verifica un qualcosa che è una condizione di terminazione. E la condizione di terminazione, come ho detto prima, è che è quella di avere la matrice completa. Ci sono alcuni casi in cui bisogna inoltre completare un ultimo punto, che è il punto E, il quinto. Che cosa si fa in questo punto E? Il punto E si trova in una posizione particolare del codice.
che in particolare è la prima istruzione che viene eseguita nella funzione ricorsiva. Quindi viene eseguita sempre, appena entro nella funzione ricorsiva eseguo l'istruzione che si trova al punto E. E infatti non per nulla si chiama doAlways la funzione che viene chiamata. Possiamo implementare questa sequenza di istruzioni come una funzione, come un metodo da chiamare, o possiamo direttamente scriverle. Una cosa particolarmente utile da fare qui è la stampa, quindi se io voglio debuggare la mia soluzione, devo inserirlo lì, perché siccome entro, ogni volta che entro in una funzione ricorsiva, la prima istruzione eseguita è questa, se io stampo, quello che succede ogni volta che entro in una funzione ricorsiva, viene stampata la mia soluzione corrente. Viene stampata la mia soluzione corrente al passo iesimo prima che questa venga modificata. E quindi è molto utile per il debug, perché è difficile debuggare un algoritmo ricorsivo utilizzando il debugger in Java, perché dovrei andare avanti passo per passo nelle varie istanze della ricorsione, quindi nei vari passi di ricorsione molto probabilmente avrò difficoltà a capire cosa succede, perché mi manca la visione globale. Invece stampando la soluzione corrente ad ogni passo ho una visione di quello che sta accadendo. E una cosa che potete fare, che adesso però abbiamo detto a voce, è quella di riempire questo scheletro, ossia di riempire i 5 passaggi, scrivendo proprio il codice che va eseguito, riempire i 5 passaggi necessari per implementare la soluzione ricorsiva. Quindi, adesso iniziamo, torniamo su Eclipse e proviamo a implementare la nostra soluzione al problema del quadrato magico. Ora creiamo, siamo in Eclipse, creiamo un nuovo progetto, creiamo semplicemente un Java project, non è necessario creare un progetto JavaFX, e chiamiamo il nostro progetto quadrato magico. Nella classe src sorgente andiamo a creare un nuovo package che chiamiamo it.polito.tdp.model, perché in questo caso abbiamo soltanto il model dell'applicazione, non abbiamo il controller, non abbiamo l'accesso al DAO perché non stiamo utilizzando il database. E nel package model creiamo 3 classi. Iniziamo da una. Iniziamo dal model, che è la classe dove andremo a implementare la logica dell'applicazione. Quindi prima cosa che facciamo, creiamo la classe model. E creiamo poi la classe test model, che è quella con il main. Per cui selezioniamo anche l'opzione public void static main e chiamiamo questa classe testModel. Allora, approccio top-down, come abbiamo spiegato l'altra volta, quindi iniziamo dal main per definire di che cosa abbiamo bisogno e qual è l'interfaccia che il model deve poi implementare. Che cosa voglio? Voglio una lista di quadrati, quindi una lista di soluzioni al problema del quadrato magico. Quindi quello che voglio è definire una funzione del model che chiamerò model.findMagicSquare e voglio passare anche una dimensione a questo metodo, perché il mio quadrato magico deve avere una dimensione n, diciamo che n è pari a 3, per semplicità. Ovviamente dobbiamo creare l'oggetto model, quindi sopra scriviamo model model uguale new model. La classe model è vuota, però il costruttore di base, quello senza parametri, è già definito di default. Che cosa ci deve restituire il metodo findMagicSquare? Allora, se vi ricordate, prima abbiamo detto che abbiamo 3 possibilità. Farci restituire la prima soluzione,
tutte le soluzioni o semplicemente il contatore di quante soluzioni sono state trovate. Diciamo che in questo caso io sono interessato a tutte le soluzioni. Quindi, semplicemente creo una lista di cosa. Cos'è la mia soluzione? È un quadrato, quindi diciamo che la mia lista è una lista di oggetti quadrati, di oggetti di tipo quadrato, e chiamo questa lista quadrati. Diciamo che per ora nella classe di main mi posso fermare qui. Ho definito quali sono le operazioni che mi interessano tramite l'approccio top-down, ossia ho definito qual è il problema, quello di trovare un quadrato magico, ho definito qual è la dimensione e ho definito qual è il parametro di ritorno. Voglio una lista di quadrati. Quindi adesso posso cliccare sulla casella dell'errore, importare Java util list, posso creare una classe quadrato, come vi viene suggerito, una classe sempre nel package model, in cui non inserisco ovviamente il metodo main, perché non ne ho bisogno. E a questo punto mi manca ancora creare il metodo findMagicSquare all'interno di model. In questo modo ho eliminato gli errori all'interno di test model, adesso devo implementare il metodo findMagicSquare. Cambiamo il parametro che viene passato, il nome della variabile che viene passata al metodo findMagicSquare e diciamo che lo chiamiamo n, in modo tale da essere coerenti con quanto detto finora. Quindi cosa deve fare questo metodo? Abbiamo detto che deve restituire una lista di oggetti tipo quadrato. Quindi per prima cosa mi creo una lista di oggetti tipo quadrato. Che chiamo soluzione uguale a new array list di quadrato. E devo anche ritornarla, quindi ritorno a soluzione. Importiamo ArrayList. A questo punto definisco la funzione ricorsiva. Quindi recursive. A questa funzione ricorsiva cosa devo passare? Il livello. Questo è un classico, quindi si passa sempre, in generale io passo sempre come primo parametro il livello, che chiamo step. La soluzione parziale. E poi la dimensione, che è n. Quindi diciamo che int step uguale a 0. Lo scrivo così solo per chiarezza, ovviamente avrei potuto direttamente scrivere recursive 0, parziale. E la soluzione parziale è un quadrato. Quindi quadrato parziale uguale new quadrato. A questo punto non mi occupo ancora di quali sono i dettagli della classe quadrato, quindi non la implemento ancora, perché non ho ancora ben definito quali sono le operazioni che voglio fare su questo quadrato, su questo oggetto quadrato. Mi occupo invece dell'implementazione della funzione ricorsiva. Quindi scrivo void, public void, private, void perché non ritorna nulla, recursive. A cui passo int step che mi dà qual è il livello della soluzione ricorsiva. Una variabile quadrato
un oggetto di tipo quadrato, dove vado a salvare la soluzione parziale, e la dimensione del problema che voglio risolvere, del quadrato che voglio risolvere. Se, prima cosa, implementiamo la condizione di terminazione. Se step, quindi il livello, è maggiore o uguale di dimensione per dimensione, vuol dire che sono arrivato ad avere una soluzione completa. Perché dico maggiore o uguale di dimensione per dimensione? Perché se inizio a step uguale a 0, vuol dire che al passo 0 inserisco nella prima casella un elemento, al passo 8 inserirò nella nona casella un nuovo elemento, al passo 9 avrò già una soluzione completa. Quindi se 9 è maggiore o uguale di dimensione per dimensione, quindi è maggiore o uguale di 9, allora ho una soluzione completa. Se ho una soluzione completa, cosa devo fare? Devo verificarla. Quindi if parziale.isValid allora scrivo devo salvare la soluzione completa. Dove la salvo questa soluzione? La potrei salvare in questo array di soluzioni, che però è stato definito come variabile locale al metodo findMagicSquare. Quindi quello che posso fare è spostare la definizione della variabile soluzione all'esterno, quindi farla diventare una variabile locale, e poi inizializzarla nel metodo findMagicSquare. Questo mi permette di dare visibilità e di aumentare lo scope della variabile soluzione, perché adesso soluzione è accessibile anche all'esterno del metodo findMagicSquare, ma anche negli altri. Tuttavia, ne creo uno nuovo ogni volta che chiamo findMagicSquare, perché se nella classe testModel lo chiamo più volte, non voglio le soluzioni di prima, ne voglio che la soluzione, il vecchio vettore con le soluzioni venga azzerato. Quindi se la soluzione è valida, se ho trovato una soluzione valida, devo salvarla e scrivo soluzione, ricordandoci che soluzione è quel vettore dove salvo tutte le soluzioni, punto add. Però non voglio salvare parziale, perché in Java, come sapete, c'è quel problema del deep copy, shallow copy, eccetera. Se salvo parziale, quello che sto salvando all'interno di soluzione è un riferimento alla variabile quadrato, all'oggetto quadrato, che viene utilizzato nella funzione ricorsiva per salvare la soluzione parziale. Quindi questo vuol dire che se lo salvo qui, l'implementazione della funzione ricorsiva andrà avanti, quindi l'esecuzione andrà avanti, verranno fatte delle nuove operazioni, questa soluzione parziale verrà diminuita, verranno diminuiti gli elementi della soluzione parziale e poi verranno di nuovo aumentati. Perché nella soluzione parziale dove salvo lo stato corrente dell'esplorazione di tutte le soluzioni possibili. Però per fare una fotografia di questa soluzione parziale e salvarla da qualche parte, devo fare una deep copy. Come faccio a fare una deep copy? Scrivo new quadrato, quindi creo un nuovo oggetto quadrato, a partire da cosa? A partire da quello corrente parziale. Quindi fare così ci permette di fare una fotografia della soluzione parziale corrente e di salvarla da qualche altra parte, in modo tale che se anche modifico la soluzione parziale, questa modifica non verrà propagata in quella variabile che ho salvato nella lista delle soluzioni da ritornare poi al test model. Per ora non mi occupo ancora dei dettagli, quindi non mi occupo ancora di andare a vedere cosa realmente devo fare
in questa implementazione di questo costruttore. Non mi occupo dell'implementazione della deep copy, semplicemente definisco quali sono le operazioni che mi interessano su quadrato. Poi devo creare una nuova soluzione parziale. For int i uguale a 1, i minore uguale a dim per dim, i più più. Quindi itero sulla lista di candidati, chiamo candidato una variabile che posso inserire al passo iesimo nella soluzione corrente. Quindi la lista dei candidati sono tutti i numeri interi che vanno da 1 a 9, itero su questa lista di candidati e poi lo aggiungo. Quindi parziale.add i. A questo punto chiamo la funzione ricorsiva, recursive, a cui passo step più 1, perché da un livello, da questo livello voglio passare al successivo. Parziale, che è la mia soluzione parziale che ho precedentemente aggiornato, e dim, che rimane sempre dim. Avrei potuto usare anche una variabile globale per salvare la dimensione, ma in questo caso non l'ho fatto. Non cambia molto. È un po' meno efficiente passarlo ogni volta, però non è un problema. Ora come ora non ci occupiamo di ottimizzare estremamente il codice. Ultima operazione, parziale.remove i. Questo è il backtrack. Perché sto andando ad aggiungere, faccio la ricorsione, poi per tornare indietro devo togliere, quindi utilizzo il metodo remove. Attenzione, add e remove non si riferiscono direttamente qui ad una lista, sono astrazioni di un'operazione. Poi l'implementazione, non l'ho ancora, l'implementazione di quello che realmente avviene in parziale nel metodo add e nel metodo remove non l'ho ancora vista. In realtà ci manca ancora un pezzettino, perché abbiamo detto che c'era, nello schemino abbiamo detto che al punto C c'era un filtro. Ossia, non è che dato una nuova soluzione parziale direttamente chiamo la nuova chiamata, faccio una nuova chiamata ricorsiva. Faccio un passaggio in mezzo, filtro, perché non tutte le soluzioni parziali sono soluzioni valide. In questo caso abbiamo detto che non possiamo verificare la validità di una soluzione fino a quando non arrivo alla fine. Però c'è una condizione che dobbiamo verificare, ossia quella che non ci siano dei numeri ripetuti. Noi vogliamo tutti i numeri da 1 a 9, da 1 a n al quadrato, però non vogliamo dei numeri ripetuti. Dove facciamo questo controllo? Beh, lo facciamo proprio in questo filtro, in C. E qui abbiamo due operazioni, due possibilità. L'if lo metto subito dopo il for, e quindi scrivo if qualcosa e poi all'interno dell'if faccio queste operazioni, add, recursive e remove, quindi questa è opzione 1, oppure, seconda opzione, l'if lo metto qui. Che cosa è cambiato? In realtà c'è un pattern, ossia che l'if è simmetrico rispetto all'operazione di add e remove. Ossia, nell'if, se l'if lo metto all'esterno, add e remove devono essere entrambi all'interno dell'if. Se l'if lo metto invece all'interno, quindi subito prima della chiamata ricorsiva, add e remove devono essere all'esterno. Perché se entro nella condizione di filtraggio, cioè la condizione di filtraggio semplicemente limita il numero di individui, il numero di candidati che vado ad analizzare nei passaggi successivi.
Però questo limite non deve influenzare sul come costruisco questi candidati, queste soluzioni candidate, queste soluzioni parziali. Quindi le operazioni di add e remove devono essere sempre fatte indipendentemente dal filtro. Quindi o le faccio entrambe fuori dal filtro o entrambe dentro il filtro. È indifferente, dipende da come preferite implementarlo o da come vi è più comodo. L'importante è che siano sempre simmetriche rispetto a questo if. Quindi, cosa ci conviene fare qui? Secondo me ci conviene metterlo all'esterno, perché è più semplice verificare se un array contiene, se la soluzione parziale contiene un determinato intero prima di andarlo a inserire, che verificare se una soluzione parziale contiene un intero duplicato. Proprio a livello algoritmico è più semplice verificarlo prima di inserirlo che dopo averlo inserito. Per questo motivo l'if lo sposto fuori e quindi metto sia parziale, cioè sia l'operazione di add che l'operazione di remove dentro l'if. Quindi alla fine vedete che costruire una soluzione ricorsiva significa seguire una serie di regole che abbiamo definito qui. Se voi capite bene qual è la struttura dell'algoritmo ricorsivo, dovete semplicemente ricondurre tutti i problemi ad una struttura nota e riuscirete a risolverli senza grosse difficoltà. Cosa dobbiamo controllare nell'if? Se parziale contiene i. Quindi if parziale punto contains i, allora non entro, quindi devo mettere se parziale non contains i, cioè se parziale non ha già l'intero i. Come faccio a negare? Semplicemente metto il punto esclamativo davanti. Il punto esclamativo vale come not. Quindi entro dentro semplicemente se not contains i. Però not contains è brutto come no, è meglio scrivere contains e poi mettere la negazione davanti. Tutto chiaro fin qua? Ci sono domande su come abbiamo strutturato l'algoritmo ricorsivo? Ok. Qui possiamo mettere, come ho detto prima, un debug, quindi scriviamo sysout system.out.println di parziale. Questo ci permette di vedere come evolve la creazione della mia soluzione, come evolve l'esplorazione delle soluzioni all'interno della funzione ricorsiva. Ultima cosa che dobbiamo fare è implementare quadrato. Più o meno abbiamo definito tutte le operazioni su cui siamo interessati in quadrato, relative a quadrato, e quindi adesso andiamo a implementarle. Allora, abbiamo detto che un quadrato lo possiamo costruire con un costruttore vuoto. In realtà sarebbe meglio costruirlo con un costruttore che accetta come parametro la dimensione, perché un quadrato ha senso soltanto se sappiamo la dimensione. N, scusate, perché l'abbiamo chiamata N. Quindi il primo costruttore è un costruttore che ha un solo intero, N. Il secondo costruttore è un costruttore che riceve in input un oggetto di tipo quadrato e poi c'è una serie di metodi che andiamo a implementare dopo. Quindi, nella classe quadrato definiamo un costruttore public quadrato int n e un costruttore public quadrato che riceve un oggetto di tipo quadrato che chiamiamo q. Nella classe quadrato definiamo due variabili, int n e int magic. Dove n è la dimensione del quadrato e magic è la costante magica. Quindi, nel costruttore diciamo che this.n uguale ad n.
this.magic è uguale a n che moltiplica n per n più 1 diviso 2. Tutto chiaro? Invece in quadrato, in quello che riceve il quadrato, diciamo che this.n è uguale a q.n e this.magic è uguale a q.magic. Adesso dobbiamo definire qual è la struttura dati che utilizziamo per salvare esattamente la nostra soluzione, quindi qual è la struttura dati che utilizziamo per salvare il quadrato. Abbiamo detto che potremmo utilizzare una matrice, come, intesa come un array in Java, un array di array in Java, come un array in Java oppure come una lista di integer. Quello che noi facciamo è utilizzare una lista di integer, perché è il modo più corretto di definire una lista in Java, di una collezione in Java. Quindi list integer, lo chiamiamo matrice, e questa matrice viene poi, quindi definiamo la variabile come variabile globale, e poi viene inizializzata nel costruttore. Scriviamo this.matrice uguale a new array list di integer, e poi importiamo java util list e java util array list. Nel caso invece del secondo costruttore, qual è l'obiettivo qui? Fare una deep copy. Fare una deep copy significa copiare ricorsivamente, così utilizziamo lo stesso concetto che abbiamo già visto, tutte le strutture dati che sono all'interno dell'oggetto che vogliamo copiare. Allora, copiare un intero è semplice. Copiare magic in magic è semplice. Copiare una lista dentro un'altra lista, come si fa? In realtà è semplice anche questo. Basta scrivere this.matrice uguale new array list integer, e come parametro al costruttore di new array list, al costruttore di array list, passiamo q.getMatrix. GetMatrice. Quindi al costruttore di array list passo l'array list dell'oggetto che sto passando al costruttore. Quindi creo una lista a partire da un'altra lista. E questo mi fa una deep, chiama la deep copy su ArrayList. Se questa ArrayList fosse stata fatta di oggetti non primitivi, qualcuno può chiudere la porta, per favore, grazie. Se questa lista non fosse stata fatta di oggetti tipo integer, quindi oggetti primitivi in Java, avrei dovuto fare di nuovo una deep copy di questo oggetto. Ma per fortuna copiare un intero è un'operazione banale, un'operazione che non ne richiede altre, e quindi mi posso fermare. Il concetto della deep copy è molto controverso in Java perché può scatenare una serie di operazioni molto lunga, perché la deep copy di un oggetto può richiedere la deep copy di un oggetto contenuto al suo interno e così via. In questo caso però, utilizzando dei tipi di base, ad un certo punto ci si ferma. Quindi, di cosa ho bisogno? Ho bisogno di sapere qual è n, qual è l'interfaccia che questo quadrato deve implementare, quali sono i metodi che le altre classi chiamano su quadrato. Di sicuro is valid, contains, add e remove. Quindi, public boolean is valid. IsValid mi dice se il quadrato è una soluzione valida.
Poi public void, no, public boolean contains, e mi viene passato un intero. Questo metodo ritorna true se matrice, che è la lista, contiene l'intero i, false se non lo contiene. Quindi è semplice, basta che scriva return this.matrice.contains i. Quindi semplicemente il metodo contains chiamato su quadrato è un wrapper sul metodo contains della collection, che è la matrice. Quindi noi stiamo astraendo, stiamo creando un'astrazione dell'implementazione reale di quadrato, perché definiamo quali sono delle operazioni di base sull'oggetto quadrato, ma non diciamo, non stiamo facendo nessuna assunzione a livello del model su qual è la struttura dati che utilizziamo all'interno di quadrato. Quindi se cambiassimo da un array list ad una rappresentazione vettoriale o matriciale, non dovremmo cambiare il model, ma dobbiamo cambiare semplicemente l'implementazione di quadrato. Poi definiamo un metodo public void add, dove quello che vogliamo fare è aggiungere un elemento nell'array list, quindi this.matrice.add i, e poi definisco un nuovo metodo remove, dove quello che voglio fare è rimuovere un elemento. Public void remove int i this.matrice.remove i. Fate attenzione che però se facciamo così non funziona in questo particolare metodo remove chiamato su matrice. Non funziona perché il metodo remove, ci sono due metodi remove, uno che accetta un intero e uno che accetta un integer. Allora qui in realtà ci confonde un pochino le idee Java, perché voi sapete che in Java esiste una funzione che si chiama autoboxing, che trasforma un intero in un int, in modo automatico, trasforma un int in un integer, scusate, trasforma un integer in un int e un int in un integer in modo automatico. Questo fa sì che ci sia una corrispondenza tra tipi di base Java e oggetti di base in Java. Quindi per tutti i tipi di base in Java, ossia int, boolean, float, double, string, no, string no, char, esiste una corrispondenza tra il tipo di base scritto con la lettera con l'iniziale minuscola e l'oggetto con la lettera maiuscola. E Java fornisce delle funzioni per trasformare i tipi di base in oggetti in modo automatico. Queste funzioni si chiamano autoboxing e auto-unboxing. Perché ci interessa questo? Perché il metodo remove, ci sono due metodi remove, uno che accetta un int, quello che accetta un int, quello che fa è rimuove l'elemento in posizione i che passiamo, quindi in questo caso non rimuove l'elemento i inteso come semantico, quindi qual è l'oggetto vero e proprio, ma rimuove l'elemento in posizione iesima. Se noi vogliamo invece rimuovere proprio l'elemento i e non quello in posizione i, dobbiamo scrivere integer.valueOf i. La funzione value of ci restituisce l'integer corrispondente, l'oggetto integer corrispondente a i. E in questo modo chiamiamo il metodo remove su integer, perché gli oggetti che noi inseriamo all'interno di matrice sono integer, non sono int. Quindi capisco che questo è un pochino ostico da capire. Se avete domande ve lo rispiego. Potremmo usare anche il JSON. Cioè se io dessi dismatrice.remove e poi gli scrivo dismatrice.index. Sì, è corretto. È corretto. Sì. Avete capito cosa dice il vostro compagno? Tutti quanti? Ok. Ultima cosa. Public boolean is valid. Ci deve ritornare true se il quadrato soddisfa i requisiti di cui abbiamo parlato precedentemente, quindi quelli della somma delle righe, somma delle colonne, somma delle diagonali. Quindi, return check rows
check columns, check diagonals. Perché utilizzo l'ampersand? Perché l'ampersand rappresenta l'operazione booleana, logica booleana di AND. Quindi soltanto se tutti quanti ritornano true, return this valid sarà true. Se anche uno solo ritorna false, tutti quanti il valore di ritorno di is valid sarà false. Quindi un piccolo trucco per evitare di scrivere se il primo ritorna true, se il secondo ritorna true, se il terzo ritorna true, allora ritorna true, altrimenti ritorna false. Scrivendo così in una sola riga abbiamo un codice molto più compatto. Quello che dobbiamo fare è implementare, dimmi. No, perché l'operatore AND è quello che proprio rappresenta l'operazione logica booleana di AND. Quindi AND scritto come singolo AND significa fai l'AND tra queste due variabili. Poi dobbiamo implementare i metodi check rows, check columns e check diagonals. Quindi questi metodi li definiamo come private, in modo tale che non siano accessibili all'esterno, e ritornano un boolean. Check rows. Check columns. Check diagonals. Allora qui mi stacco un attimo un microfono e vi faccio vedere alla lavagna come si può implementare tutto questo. Quindi immaginiamo di avere la nostra matrice. Dove abbiamo gli indici 0, 1, 2, diciamo che questa matrice si chiama A, e noi come indici sapete che per accedere all'elemento ij della matrice, ad esempio questo elemento, utilizziamo questa notazione con le parentesi quadre. Quindi scrivo A 0 0 intendo questo elemento della matrice, perché il primo indica quale riga e il secondo quale colonna. Giusto? Quindi, se io scrivo A di ij, intendo riga i colonna j. Scrivo A di 1, 2, intendo riga 1, colonna 2. Quindi questo è quello qua. Allora, in questo esercizio dobbiamo fare alcune operazioni, ossia dobbiamo controllare che la somma delle righe sia uguale alla costante magica, la somma delle colonne sia uguale alla costante magica e la somma delle diagonali sia uguale alla costante magica. Come facciamo? Allora, se pensiamo alla matrice come l'abbiamo sempre vista, come l'avete sempre vista in C, fare questo è molto semplice, perché basta scrivere, parlando della somma delle righe, for i uguale a 0, i minore di n, i più 1, for j uguale a 0, j minore di n, j più 2, poi faccio una propria operazione su a di j. Quello che succede è che io mi sposto sulla matrice in questo modo. Quindi completo tutta la prima riga, poi tutta la seconda e poi tutta la terza. Perché
eseguo per ogni indice nel primo for, eseguo tutti gli indici nel secondo, quindi per i uguale a 0 eseguo j uguale a 0, j uguale a 1, j uguale a 2, poi passo a i uguale a 1, eccetera. Se volessi invece spostarmi prima verticalmente, quindi se volessi fare un percorso di questo tipo, prima di tutto colonna per colonna, e non più riga per riga, quello che potrei fare è scrivere A di J di corretto, no? Perché scambio il significato delle righe con quello delle colonne, e quindi in questo modo mi sposto verticalmente. Se voglio spostarmi in diagonale, quello che devo fare è semplicemente utilizzare un unico ciclo per i uguale a 0, i minore di n, i più più, e scrivere a di i di i. Quindi quando i sarà uguale a 0 sarò nella casella a 0, 0, i uguale a 1 sarò nella casella 1, 1, i uguale a 2 sarà nella casella 2, 2. Quindi semplicemente con queste tre regoline noi sappiamo che per spostarci orizzontale utilizziamo il doppio ciclo for e utilizziamo gli indici i e j, in verticale utilizziamo gli indici j e i, in diagonale utilizzo semplicemente un unico ciclo for e i due indici sono i e i. Ok, date queste tre regole, lasciamo un attimo perdere lo spostarci sull'altra diagonale perché è un pochino più complicato, lo vediamo dopo. Date queste tre regole, come posso passare da una rappresentazione matriciale a una rappresentazione vettoriale? Perché abbiamo detto che nella nostra implementazione non abbiamo più una matrice, ma la nostra matrice diventa una concatenazione delle tre righe, chiamiamo questa riga 0, 1 e 2, questa è la riga 0, questa è la riga 1 e questa è la riga 2. Il problema è che qua avevamo due indici, A, B e J, qua invece ne abbiamo uno solo, abbiamo A di un qualcosa, a di x, chiamiamolo. Però come trasformare questi due indici ij in x? La formuletta è molto semplice ed è i per n più j è uguale a x, dove n è il numero di elementi per ciascuna riga, in questo caso n è uguale a 3. Infatti, se ci pensate, scrivere a 0, 0 significa mettere i è 0, j è 0, quello che ottengo x è 0. Scrivere a 1, 0 significa mettere j uguale a 0, 1 per n, n è 3, quindi vuol dire elementi in posizione 3, che vuol dire 0, 1, 2, 3. Quindi questo elemento qua corrisponde a questo qui. Tutto chiaro? Quindi utilizzando una semplice formuletta noi siamo in grado di trasformare una rappresentazione matriciale ad una rappresentazione vettoriale. Tra l'altro, solo un segreto, le matrici in C non esistono perché tutto in realtà in memoria viene rappresentato con un array, perché la memoria è un array, quindi tutto viene convertito secondo questa logica. Quindi di nuovo quello che usate in C è una astrazione. Quindi, detto ciò, non abbiamo più tempo, lo completiamo la prossima volta, direi che possiamo chiudere qui. Arrivederci.